attività investigativa che si protrae da un annetto circa e che ha avuto un'accelerazione negli ultimi tempi, allorquando la squadra mobile di Reggio Calabria si è posta al pedinamento, ha iniziato un pedinamento delle tre sorelle che si sono partite da Locri per andare in Olanda. È un pedinamento interessante, molto complesso, molto difficile, che nella disamina illustrerà meglio il dirigente della mobile, e che ci ha visti in treno a fianco questo gruppo familiare che si portava in quella terra fino a Roma, difficoltà notevoli insorte in quella realtà, poi riagganciate fino al confine, l'individuazione di un soggetto originario di questa zona che viene arrestato successivamente in Olanda e che con macchina nuova di zecca va a prelevare questo gruppo familiare al confine, servizi poi ovviamente svolti dalla polizia olandese, sempre con la presenza ovviamente degli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria, del servizio centrale operativo e devo dire anche della polizia tedesca, per gli sviluppi che voi potete ben comprendere, e che portano a servizi di appostamento che si protraggono alcuni giorni, fino a quando nella mattinata di ieri la polizia olandese ha deciso un intervento che porta alla cattura di questo Nifta Giuseppe, che certamente sapete benissimo essere uno dei 100 latitanti d'Italia più pericolosi considerati, una latitanza che durava da 10 anni, una latitanza che riguarda una pena definitiva per 14 anni di associazione a delinquere finanziata allo spaccio dello Stato stupefacente, al traffico dello Stato stupefacente, quindi un personaggio di grande rilievo che apre uno squarcio nuovo in quella realtà, che consentirà certamente una ulteriore intensificazione dei rapporti con la polizia tedesca e la polizia olandese per gli svolti che possono interessare e che per il momento segnano questa tappa significativa di una cattura importante che fa calare leggermente il numero dei latitanti che rimangono alti. Una riflessione va fatta: 8 latitanti sui 30 più pericolosi d'Italia sono della provincia di Reggio Calabria, è un dato che merita riflessione e attenzione, merita il nostro impegno, che oggi segna una tappa significativa e importante. Speriamo di continuare in quella direzione e siamo sempre più determinati a farlo e lo continueremo a fare. Io non posso che esprimere il compiacimento per l'attività della Polizia di Stato nelle sue articolazioni, la soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineare che in questo caso c'è stata una positiva collaborazione con la polizia olandese e quella tedesca, come diceva il questore, e che comunque il merito per la verità parte dalla squadra mobile e dal servizio centrale operativo della Polizia di Stato, con questo pedinamento abbastanza complesso e complicato, che dicevo, ripeto, un risultato di grande soddisfazione. Ci va a incidere ancora negli equilibri di San Luca in modo positivo, levando un latitante da 10 anni, uno specialista del traffico internazionale stupefacenti. Penso che possiamo essere soddisfatti di questo risultato. Siamo veramente contenti di questo risultato, lo si vede anche dalle facce di alcuni di questi investigatori che sono anche presenti in questa sala. Però pensate a un pedinamento che parte dal cuore di San Luca e arriva nel cuore di Amsterdam. Sembra una cosa semplice, però credetemi, è stato veramente frutto di giorni di sacrificio e di fatiche, perché ovviamente gente che non parte direttamente con la stessa macchina da casa di San Luca e arriva con la stessa macchina nel cuore di Amsterdam. Per cui sono stati seguiti questi familiari con metodi rocamboleschi, con cambi di città, cambi di autovetture, tutti gli stratagemmi più disparati per poter eludere le nostre attività investigative. Per fortuna nostra non ci sono riusciti, siamo riusciti a localizzare nel sobborgo di Amsterdam, con l'ausilio della polizia olandese, con la presenza anche degli investigatori tedeschi, si è riusciti a monitorare queste donne che hanno svolto una vita, diciamo, più o meno tranquilla in questi giorni ad Amsterdam, sono state monitorate, finché si è riusciti a capire, e vedete anche la cautela che hanno adottato, perché non abitavano nella stessa casa del latitante, ma abitavano da sole e di tanto in tanto uscivano per incontrare qualcuno di loro. Dopo qualche giorno di pedinamento siamo riusciti a capire dove avvenisse questo incontro,
le famose buste che sono state viste uscire e portate nella stazione della metropolitana di Amsterdam, finché pedinato un soggetto che a sua volta prendeva questa busta e alcune fermate di metropolitana poi scendeva e si incontrava con un altro soggetto, pedinato questo soggetto, localizzati alcuni obiettivi, finalmente individuato questo soggetto con un cappellino, quindi si nascondeva le sue fattezze fisiche, si è riusciti a individuare in questo soggetto col cappellino Mirta Giuseppe, l'abitante del 99, e si è deciso l'intervento, e quindi Mirta Giuseppe è stato catturato.